Allora, con il GM Roberto Pelizzaro di AS Vicenza, una partita tirata con due squadre sempre lì e insomma a 30 secondi dalla fine essere sopra di un solo punto, e poi con Francesca Tagliapietra che ci fa un tiro da tre, il sospiro di sollievo è stato meraviglioso, l'abbiamo vista alzarsi sollevato davvero. Beh, il bello della pallacanestro, ecco, magari va dato doppio onore a Francesca Tagliapietra, perché l'azione prima aveva clamorosamente sbagliato, l'azione decisiva ha avuto un coraggio di ferro a segnare da tre, ma lei è una ragazza splendida, fredda, lucida, brava, ma direi brava a tutte le ragazze. Non abbiamo fatto la miglior partita, probabilmente forse anzi la peggior partita dell'anno, però siamo stati premiati per la grinta, per la buona volontà, per averci creduto fino in fondo. Ecco, so che c'è una conferenza stampa questa settimana, perché sono momenti difficili per questa società, questa gloriosa società. Sappiamo dove è arrivata AS Vicenza, l'abbiamo visto nel libro di cui è stato autore proprio lei anche, che è stato pubblicato l'anno scorso. Giovedì ci sarà una tappa importante. Sì, giovedì, qua devo dare merito al sindaco Francesco Rucco e all'assessore Matteo Celebron. Ci ospitano al Parasport di Vicenza alle ore 11 di giovedì, ci sarà una conferenza stampa per diciamo pure illustrare i nostri obiettivi, per evidenziare anche le nostre difficoltà. Come si sa, siamo senza sponsor e cerchiamo l'aiuto di qualche, di qualche imprenditore volenteroso, magari sulla scia dei bei risultati che stiamo ottenendo. Siamo primi in classifica, ripeto, e questo ci onora e ci fa piacere. Però è anche un grande sacrificio quello di andare avanti, per cui senza forze imprenditoriali, ma insomma è un appello, un appello all'imprenditoria vicentina, positivo, certo. Diamo una mano alla S Vicenza, che ha avuto un passato glorioso. E adesso sta vincendo tutto. Avete visto questa sera c'era anche l'assessore Lunardi, bene, veramente ben impressionato, fatto piacere. Ecco, comunque c'è spazio per tutti giovedì, perché la facciamo all'aperto nell'atrio del Parasport, per cui ecco, chi vuole venire può venire, insomma, e speriamo che la stampa e la TV dia il giusto risalto a questo fatto, che per noi è molto importante. Ci saremo sicuramente. Grazie, okay. Pelizzaro. Grazie a voi.